E buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Che dire, siamo un po' in ritardo oggi, sono le 19, non le 18, come mai? Perché hanno riaperto la palestra in realtà. Questo è il serissimo motivo per cui ho posticipato il live. No, al di là di tutto so anche che comunque l'orario che preferite è proprio quello delle 19. Molti mi hanno scritto questo, mi hanno detto io ti riesco a seguire il mercoledì, un po' meno il lunedì e il venerdì. Quindi adesso probabilmente farò un sondaggio, sto esaminando un attimo i dati, poi farò un sondaggio per chiedervi se di fatto preferite le 19, le 18 o magari un altro cambio di orario, visto che adesso riuscirò ad avere più disponibilità anche più tardi. 1. Bitcoin. Che ci combina Bitcoin? Allora, io ultimamente sono un po' confuso dal movimento che Bitcoin sta portando avanti perché tra falsi movimenti, recuperi, recuperi veri, recuperi finti, non si capisce più in che direzione vuole andare. Di fatto questo mi ha portato a chiudere, come saprete, la mia copertura short e effettivamente sono contento di averlo fatto perché adesso la domanda sembra avere il coltello dalla parte del manico e io spero che continui così. C'è ancora un'ultima resistenza da andare ad affrontare, da andare ad abbattere. Una volta fatto quello, finalmente riusciremo a recuperare anche una parvenza bullish. Vedo che qualcuno dice le palestre sono chiuse, sì, hai ragione, ma in realtà fortunatamente dove vado io l'hanno portata tutta fuori su un terrazzo gigante che hanno e quindi ci si può allenare. Iniziato oggi, infatti se mi vedete in maglietta è perché sono ancora caldato. Sono andato lì copertissimo col piumino con una tenuta invernale per non morire di freddo. Niente off topic comunque. Dicevamo Bitcoin, ultima resistenza 52.000 e guardate che bella costruzione di bottom che si sta formando se effettivamente quel livello viene bucato, ok? Potrebbe diventare tutta questa situazione che stiamo vedendo non più una correzione, ma una grossa accumulazione. Sarebbe pazzesca come cosa, perché potrebbe dare una carica veramente importante a Bitcoin per fare un eventuale ulteriore leg up. Poi il secondo tema del giorno, cioè del giorno in realtà, che vi volevo menzionare è un po' il tema degli NFT, che ultimamente in tanti mi state chiedendo, ma aggiorna un po' gli NFT? Io ve ne avevo parlato, vi ricordate, penso 6 mesi fa. Se andate a cercare NFT su YouTube dovreste trovare tra i primi risultati proprio il mio video. E visto che effettivamente sono stati fatti passi avanti a un tema che ultimamente viene trattato fin troppo, io ve lo dico, secondo me è una bolla bella e buona, ma nel senso positivo del termine, cioè non che è destinato a scomparire, ma che è decisamente overhyped, come si suol dire. Ci sono delle sopravvalutazioni di qualsiasi cosa, gente che butta soldi in cose a caso. Cani e porci che parlano di NFT senza né arte né parte, senza neanche sapere di cosa stanno parlando, questo è evidente che è un sintomo di bolla. Questo vuol dire, secondo me, che il 90% forse di tutto questo mercato degli NFT credo che svanirà, fortunatamente, mi auguro, un po' nel tempo e rimarrà il buono, perché il tema degli NFT è un trend che è destinato a durare, esattamente come la DeFi. Vi ricordate, anche adesso lo stiamo un po' rivivendo. No? Questa super FOMO della DeFi con la BSC, con tutte queste nuove blockchain a basse fee e APY altissimi, è un po' paragonabile secondo me come cosa, ovvero da un lato abbiamo un'infrastruttura, un'applicazione della blockchain destinata a durare, su quello non ci piove sia per gli NFT che per la DeFi, per due motivi diversi, ma sono comunque infrastrutture fondamentali, sono delle applicazioni effettivamente utili e concrete. Dall'altro abbiamo tutta quell'ondata di FOMO che si accompagna sempre a quelle tecnologie innovative di fatto, come sono la DeFi e gli NFT, e va a pomparne il prezzo in maniera inverosimile. E questo porta al classico effetto bolla che poi tenderà a sgonfiarsi. Quindi non ci saranno più prima o poi sia gli APY così folli, ma anche vedere un APY del 40%.
penso che sia una cosa destinata a durare poco, ne parlavamo anche le ultime volte, e il mondo NFT, io non credo che ci sarà gente disposta a spendere milioni per dei tweet anche in futuro. È un po' la moda del momento, no? Che chiunque fa una scoreggia, la registra, fa l'NFT e lo vende, no? Oggi ho anche fatto il post un po' ironico sulla festa della donna, sulle mimose NFT, no? Regalate delle mimose NFT alla vostra ragazza, che non puzzano, non muoiono, sono uniche, induplicabili, su blockchain, wow, bellissimo. Niente, scherzi a parte, è un tema che tratterò, adesso c'è una persona che conosco che è molto esperta del settore e la chiamerò, credo, nel prossimo live, così da discutere un po' dell'evoluzione del settore e dei potenziali sviluppi che questo avrà in futuro e, perché no, anche con le vostre domande. Poi, andando avanti con le notizie di oggi, vi ho selezionato, vabbè, a parte il primo tweet, no, di Jack, il fondatore di Twitter, che è stato acquistato come NFT per 2 milioni di dollari da Justin Sun, che figurati se ce ne perde una di queste cose, cioè Justin Sun è sempre lì che punta il trend del momento e non se lo perderà mai, cioè lui ci deve sempre essere, è incredibile, ma dal punto di vista del marketing Justin Sun è allucinante. Poi dal lato APY, attenzione anche a Biffy Finance, che ho visto che ha messo dentro di tutto e di più, probabilmente sta soffrendo un po' la competizione di Autofarm e per andare a recuperare un po' di liquidità ho visto che sta buttando dentro dei nuovi pool con dei boost sull'APY veramente alti. Io vi dico attenzione, perché oggi parlando ridevamo, no, con qualcuno di voi, c'è questo che ha un APY di 133 quadrilioni, cioè, ma non lo so io cosa sta succedendo, e quindi attenzione a non buttarcisi dentro ciecamente, comprendere bene i rischi. Adesso queste sono cose nuove e non le ho neanche ancora guardate, però la cosa che mi sento di dire è, mi raccomando, col cuore in mano davvero, non fiondatevi dentro a degli APY quadrilionari, trilionari e robe del genere, perché si accompagnano a pari rischi, ok? Quindi attenzione. Poi non lo so, se qualcuno di voi sa qualcosa in più di queste novità di Biffy, io adesso me le sono segnate da approfondire, però ultimamente sto approfondendo altro, quindi non ho tantissimo tempo, però magari se ne discute, potete darmi anche qualche spunto. Poi AP1559, luce verde, l'aggiornamento di Ethereum arriverà a luglio, assieme all'Hard Fork London, con vari upgrade, tra cui appunto l'AP1559, che è quello che andrà a ridurre l'emissione di Ethereum bruciando parte di quelli che vengono consumati come gas fee, e inoltre va ad abbassare un po' l'onere sulla blockchain e quindi di conseguenza le gas fee, cambiandone un po' il modello, ne avevamo già parlato. I miner alcuni non sono tanto contenti perché ovviamente il loro profitto netto in termini di Ether diminuirà, però molti dicono è vero, diminuirà l'erogazione di Ether ai miner, però i miner dovrebbero essere contenti perché di fatto Ether diventa più, si sposta un po' di più sul versante store of value rispetto a quanto è adesso, che invece è più un consumabile, e quindi a me da investitore fa sicuramente piacere. Poi ci sono altre aziende che investono in cripto, vabbè, PayPal non direttamente, nel senso che non è che li ha acquistati, però ha acquisito una startup che si chiama Curve, senza e finale, che è una startup, una piccola azienda dedicata, piccola neanche tanto perché l'ha pagata 200 milioni, dedicata alla custodia dei digital asset, quindi delle cripto. Sapete che PayPal in sostanza vuole diventare un po' un punto di riferimento nel settore, al momento solo per i clienti americani ha dato la possibilità di acquistare e vendere cripto sulla sua piattaforma. In futuro vuole fare di più, nel senso diventare di fatto un wallet, no? Tu puoi depositare, prelevare, fare transazioni, fare acquisti direttamente in Bitcoin e non solo appunto comprare e vendere dei prodotti che di fatto sono sintetici, e quindi chiaramente la base per tutto questo è proprio un servizio di custodia efficiente, perché visto il numero di clienti di PayPal e comunque la quantità di volumi che sposta, direi che è assolutamente fondamentale.
Poi abbiamo un'azienda norvegese che investe in Bitcoin, in particolare l'azienda è di questo tizio qua che non riesco assolutamente, di cui non riesco assolutamente a pronunciare il nome, ma l'azienda si chiama Aker, ok? E in sostanza è un'azienda listata, quindi sulla borsa di Oslo, sulla borsa norvegese, ha creato una nuova, penso sia una piccola holding di investimento dedicata a investire però in Bitcoin, ok? Principalmente. Questa azienda si chiamerà CT, credo si pronunci in questo modo, e inizialmente investirà 58.3 milioni in Bitcoin. Inoltre punta a investire anche in aziende del settore Bitcoin, blockchain, criptovalute. Molto interessante il fatto che comunque questo trend stia assolutamente continuando, non si sono fermati solo Michael Saylor e Elon Musk, ma comunque c'è un bel effetto eco che si sta vedendo sempre di più. Anche Meitu, che invece è cinese, come si capisce un po' dal nome, che è un'azienda che produce un'applicazione principalmente che si chiama appunto Meitu, sostanzialmente ha acquistato 40 milioni di dollari di Bitcoin e di Ether, 22.1 di Ether e 17.9 di Bitcoin, quindi un po' più Ether che Bitcoin. E inoltre sta valutando la possibilità di lanciare una DApp su Ethereum. Interessante anche questa cosa. Ho terminato, queste erano un po' le notizie che vi volevo condividere oggi. Poi abbiamo i nostri grafici che vale la pena vedere, perché sia Bitcoin che le altre un po' meno, ma alcune, in particolare Ethereum, visto comunque le IP1559, vista la FOMO per gli NFT che di fatto si riflette su Ethereum, perché gli NFT sono principalmente, non solo, ma principalmente su Ethereum. Questo comunque porta attenzione a Ethereum, quindi da investitore, piuttosto che fiondarmi nel trend del momento, a me viene più voglia un po' di seguire Ethereum, no? E quindi, tra l'altro, anche il grafico è interessante, ma lo vediamo dopo, non vi voglio spoilerare troppe cose, perché adesso voglio rispondere un po' alle vostre bellissime e caldissime domande, perché vi vedo già belli carichi. Ciao Luca, Ethereum, DeFi inutilizzabile, ma vantaggio del pioniere. Cardano, veloce ma DeFi inesistente, per quel che ne so. BSC, veloce con progetti DeFi interessanti ma chain centralizzata, che poi se centralizzata significa che bloccano le monete in caso di hack, mi sta anche bene. Chi la vince? Guarda, hai fatto una domanda che secondo me è assolutamente pertinente, dritta al punto. Nel senso, la centralizzazione a volte piace, soprattutto piace se porta vantaggio all'utente. Cioè io, utente, sono interessato a investire i miei fondi e guadagnarci il più possibile, basta. Poi c'è, è vero, l'ideologia, no, della decentralizzazione e tutto quanto, ma secondo me è una cosa che deve venire dopo, ok? La decentralizzazione è fondamentale e a mio parere è ciò che dà ragione di esistere al mondo delle cripto, diciamocelo, altrimenti cosa stiamo qui a fare se poi diventano centralizzate? E di conseguenza è ciò che poi gli tenderà a dare valore nel tempo. Bitcoin ha valore perché è decentralizzato, oltre alle altre, alla scarsità, a tutti questi altri discorsi, ma la decentralizzazione di fatto è un valore inestimabile per il mondo delle cripto. Quindi io credo che al fine di far proseguire un ecosistema sano e con un valore che tenda a crescere, è necessario lavorare in ottica di far diventare il più utilizzabile possibile dalle masse delle applicazioni decentralizzate per davvero. La BSC io la vedo come una sorta di esperimento, permettetemi di usare questo termine. Io sono il primo a utilizzarla, però io credo che non abbia tutto questo senso parlare di DeFi effettivamente se è su una chain centralizzata come può essere la BSC, ok? La DeFi ha senso se c'è quella componente de, altrimenti io uso Nexo, io uso BlockFi e è tanta la stessa cosa, ok? Nexo adesso ha dimezzato i tassi di interesse, quindi magari BlockFi, Crypto.com e gli altri, però il senso non cambia, ok? Noi stiamo andando a depositare i nostri fondi su un qualcosa che è semi-decentralizzato, cioè non è effettivamente decentralizzato. Infatti qualcuno su Twitter la chiama in maniera un po' ironica CDeFi, proprio per dire che
proprio decentralizzata non è. Quindi io credo che questo esperimento serve a cosa? A far capire i limiti di Ethereum, ok? I limiti che al momento ha e che al momento sta affrontando, e dirgli ti devi sbrigare ad affrontarli, se no rischi che arrivi qualcuno che è più decentralizzato di BSC, ma veloce come BSC o più veloce di te, e ti porta via effettivamente del capitale. Perché io credo che la BSC non sia una minaccia per Ethereum, così come non lo è Cardano al momento attuale, perché di fatto non ha ancora dimostrato granché. Magari in futuro lo sarà, per l'amor di Dio, io lo spero, perché tutta questa competizione poi mette un po' di pepe a Ethereum, che dice o mi sbrigo o mi sbrigo, altrimenti il first mover advantage va a farsi benedire. Io ti dico, al momento Ethereum è quello che vince per me, per i motivi che ho appena detto, però attenzione che si deve muovere bene, lo sta facendo, ci sono i layer 2, c'è Optimism, ci sono le ZK Rollups, ci sono tutti i vari appunto i layer 2 come Matic, Polygon, XDAI, eccetera eccetera, e poi le IP1559 e poi in futuro Ethereum 2.0. quindi i punti chiave per funzionare bene, per crescere, ci sono, però bisogna rispettare le tempistiche e rispettare le necessità degli utenti. Ecco, conosci BSC Pad? No, non lo conosco purtroppo, mi spiace. Allora, come vedi il grafico di SNX, andiamolo a vedere subito. A proposito di SNX, sarà uno dei primi che migrerà sul layer 2 di Optimism, e quindi sarà una figata poter usare Synthetix a basse fee, cioè pazzesco veramente. In quel momento io credo che ci sarà veramente tanto tanto valore che potrebbe andare a finire su Synthetix. È da seguire come cosa. Dal punto di vista grafico, allora, noi abbiamo qua, in realtà non so perché ho evidenziato in questo rettangolo, con questo rettangolo, quell'area lì, perché io adesso stavo vedendo più che altro questa, che è un clusterino settimanale sul quale al momento abbiamo attinto, tac, e adesso abbiamo rimbalzato però debolmente. Io dico la verità, non so se in una situazione come questa andrei a cercare il setup long, perché con questa candela settimanale così violenta un po' di paura ce l'ho, ecco. Quindi io personalmente aspetterei un po' l'esito di questa situazione, che sia laterale, che sia un po' di un triangolo di questo tipo, che sia anche volendo un breakout e una price discovery, però almeno un po' più di chiarezza, perché al momento abbiamo questo livello che funge da punto medio, ok, della situazione di equilibrio, oserei dire, nella quale ci troviamo, macro bullish indubbiamente, e poi abbiamo, ripeto, questa sul breve, questa direzionalità abbastanza ribassista impressa da questa candelona rossa che ha dato una bella batosta. Se andiamo a vedere il daily, effettivamente vediamo anche il costrutto di top qua in alto e qua un bearish retest, quindi non è ancora il momento, secondo me, di affrettare posizioni long, perché prima del ritorno quantomeno qui dentro, oppure addirittura del recupero di quest'area, non ce le vedo tanto dentro. Però lato fondamentale, io ripeto, Synthetix è un ottimo ottimo progetto, e vi dico, vi dirò di più, quando finirà l'upgrade per portarlo su layer 2, vi porterò un altro bel video pratico tipo quello della BSC, utilizzando magari un L2 appunto di Ethereum proprio su Synthetix, perché potrebbe essere interessante comprenderlo. Io penso di sì, poi me lo direte anche voi, perché vi chiederò come sempre il vostro parere su tutto. Torno da voi. Ciao Luke, no, dov'è? Ho perso. Eccolo qua. Volevo chiederti una cosa, ma facendo quello che fai tu come lavoro principale, un domani come farai con la pensione? Nel senso, come fai con i contributi? Ma guarda, io in realtà verso i contributi, perché di fatto non è che faccio soltanto trading, faccio attività comunque di vario genere, magari un giorno mi spiegherò meglio anche in un video. E attualmente io ho la mia partita IVA, pago le mie imposte verso i contributi, e quindi in futuro la pensione ce l'avrò. Poi in realtà ti dico la verità, la pensione intesa come INPS è l'ultima delle cose che mi tange, perché io mi sto creando comunque un mio piano previdenziale
previdenziale, un piano di investimento di fatto previdenziale basato su altri strumenti che gestisco io, che controllo io, con orizzonte temporale di 20-30 anni, perché comunque di sicuro non ho intenzione di piantarli di lavorare prima, perché a me piace comunque fare cose, eccetera. E quindi quello è il mio obiettivo previdenziale è un piano di investimento fatto da me, non i contributi, però i contributi vanno versati e quindi li verso, quello c'è poco da fare. Ciao Luca, seconda live per me dall'Olanda. Wow, che bello, che bello, ti invidio. Sul sito di The Graph da rendite fino al 25%, con un rischio davvero bassissimo, ma per trasferire GRT da MetaMask dovrai pagare due transazioni Ether per un totale di $50-100. Sai come fare ad evitare queste cifre? O semplicemente aspetto luglio e l'IP1559? Guarda, GRT è un ERC20, quindi adesso non so come funziona la rendita, nel senso se tu devi metterlo in staking o devi fare qualcosa, però di fatto per spostare un token ERC20 non è che ci sono tanti trucchi, tanti inganni, c'è da spostarlo con il suo smart contract e quindi niente da fare, purtroppo. Allora, ciao Luca, se puoi spieghi la EMA Slope, perché l'ho dettata col bot, mi fa partire gli ordini. Qui non riesco perché è lunga, magari ci sentiamo su Discord, ne parliamo lì che c'è il topic apposta. Ma se faccio un stake dei CRO dopo 6 mesi perdo i benefici della carta? Pensavo di no, ma ho provato e vedo che perderai i benefici. Sì, attenzione, perché quando tu fai land stake ti toglie i benefici di fatto e ti ritornano a un livello che è tipo, non è proprio come la free, la carta free, ha qualcosina in più, soprattutto sul cashback, però attenzione che poi perdi i benefici e soprattutto devi stare alle nuove regole dopo. Quindi se tu ad esempio, come nel mio caso, io ho fatto lo stake al tempo quando ci volevano 10.000 CRO per la verde, e se adesso facessi l'unstake poi dovrai, per riottenere i benefici della verde, seguire le nuove regole, quindi attenzione a fare questa cosa qua. Ciao Luca, qua palestra per ricchi, mica come i plebei come noi. No, in realtà è una palestra normalissima, ma c'eravamo solo in quattro malati, anche perché chi è che il primo giorno che ha aperto oggi di all'aperto per l'appunto, non è che ci sia tutto sto caldo, e chi sono i malati che ci vanno? Eccomi. Ciao Luca, quale banca o carta suggerisci di usare per bonificare gli exchange? So che Hype adesso fa delle gran storie e blocca i conti. Come mai? Hype blocca i conti, che tra l'altro permette di acquistare Bitcoin. Io ti dico la verità, io utilizzo Fineco e mi sono sempre trovato da Dio, fino adesso, nel senso non ho mai avuto problemi, bonifici in uscita, in ingresso, zero problemi, ripeto. Io la consiglio perché, ripeto, esperienza mia ottima. Ciao Luca, portaci qualche buona notizia, magari di analisi fondamentale. Carichi a molla come sempre, gasati ai massimi. Ho impostato un nuovo telefono per gli authenticator senza SIM, inhackerabile con VPN russa. Boom, alla grande. Guarda, l'authenticator è offline, tra l'altro, quindi non c'è neanche bisogno di chissà che cosa. Che dire, è una buona pratica utilizzare, o ad esempio se uno soprattutto ha un mobile wallet, io penso a quell'eventualità lì, per utilizzare un telefono dedicato, perché tu comunque se col tuo telefono vai online, navighi, c'è il rischio un po' di andare a finire esposto a dei malware e quindi c'è il rischio poi di andare a compromettere gli account e i fondi che hai depositati, magari nel momento in cui incolli il SID, se ti capita di farlo, nel momento in cui firmi delle transazioni, non lo so, ci sono quei rischi lì. Pertanto quello è per lato sicurezza, avere un telefono dedicato alla gestione dei fondi per chi usa molte applicazioni mobile è cosa buona e giusta. Ciao Luca, una perplessità per te. Ok, essendo Autofarm un po' un aggregatore di più piattaforme, può essere più rischioso di usare direttamente le singole piattaforme tipo Venus, PancakeSwap eccetera? Lo vedo un po' come una sorta di single point of failure. Secondo te è così? Aggiunge effettivamente un rischio in più all'uso delle singole piattaforme? Assolutamente, hai centrato il punto, hai detto tutto tu, nel senso, dato che
Autofarma, il suo smart contract, la sua piattaforma, va a utilizzare Venus, PancakeSwap e tutti gli altri che hanno i loro smart contract. Tu in sostanza combini i rischi di entrambi, cioè se Venus va a gambe all'aria, viene hackerato, succede qualcosa, tu ne risenti comunque perché Autofarm dà liquidità a Venus. Se Autofarm va a gambe all'aria, nel senso che viene hackerato eccetera, tu ne risenti perché comunque Autofarm è lo smart contract che gestisce a sua volta, ok? Quindi il rischio sì, si incrementa assolutamente in maniera proporzionale al numero di piattaforme combinate che vanno a utilizzare, che vengono utilizzate, scusate, da uno specifico smart contract. Cosa ne pensi di Goose Finance? Non la conosco, ma dal nome mi sembra una nuova degen platform, quindi di quelle con gli APY un po' alti. Buonasera Luca, secondo te varrà ancora la pena di prendere la carta Jaded di Crypto.com quando costerà 3.500 euro a partire dal 19 marzo? Mi domando in particolare se i vantaggi valgano la pena, considerando che bisognerebbe pagare le tasse anche sui rimborsi che la carta concede. Guarda, riguardo i cashback c'è tutta una digressione, io ti direi informati bene su questo, perché alcuni vedono i cashback come uno sconto, quindi una cosa non tassabile di fatto. Informati bene, io ripeto, non voglio dare informazioni perché poi magari qualcuno le prende come oro colato, le segue, sbaglia e poi dice ma me l'ha detto lui. No, assolutamente, andate a chiedere a un professionista riguardo a queste cose, però ecco, non datele per scontate certe cose, perché potrebbero essere interessanti da approfondire. Riguardo alla convenienza oppure no, bisognerebbe fare un paio di conti. Innanzitutto su quanto uno spende, perché di fatto tu, sapendo quanto cashback ti dà, tu vai a calcolare sulla spesa quanto ti ritorna al mese. Poi c'è Spotify e Netflix, che se già uno li utilizza è un rimborso fisso, chiamiamolo, e quindi tu ti puoi fare due conti e dire in tot mesi recupero quello che io ho vincolato di fatto per la carta. Poi ripeto, è vincolato, non è speso, quindi in un futuro uno può fare l'unstake e recuperarli. Io reputo che non sia una cifra elevatissima da dire io la faccio solo se voglio investire in CRO. Ad esempio le carte superiori che costano 10 volte tanto e oltre, quelle sì, io direi non è che le faccio solo per il cashback più alto, le farei solo se volessi investire in CRO in maniera abbastanza importante. Invece questa, come la rossa, quelle lì che costano un po' meno, uno può dire sì, chi se ne frega di CRO, io la faccio per i vantaggi, mi faccio due conti in tasca, vedo se mi conviene oppure no e basta, e decido, tutto lì. Io ti dico, secondo me ci sta, è una buona carta e credo che al momento tra tutte quelle esistenti forse da mia esperienza è la migliore. Ciao Luca, è la mia seconda live, bentornato, un piacere, grazie ai tuoi video sto imparando tantissimo, veramente grazie, ma grazie a te. Domanda, potresti spiegare brevemente i pro e i contro della DeFi su Ether e BSC? A quanto ho capito, su Ether ci dovrebbero essere fee molto alte, ma è ancora così. Grazie al tuo recente video sono finalmente riuscito a capire come usare la DeFi su BSC e vorrei capire se potrebbe avere senso usare anche la DeFi su Ether. Ultima domanda, perché usare PancakeSwap se c'è Autofarm? Domande tutte interessanti. Allora, partiamo dalle più facili, ovvero differenze BSC e Ethereum. BSC più centralizzata, più veloce e fee più basse di gas. Ethereum più decentralizzata, più lenta, fee più alte. Finora questa è la differenza principale. Quindi, evitando i discorsi sulla decentralizzazione che abbiamo fatto prima, la risposta è semplice: capitale alto, molto alto, Ethereum è accessibile; capitale limitato, Ethereum non è accessibile, perché di fatto ti troveresti a pagare centinaia di dollari di gas fee per movimentare un capitale che magari è 1000, 2000, 5000. Io credo che sotto i 30-40 mila dollari Ethereum sia sconveniente al momento attuale, ok? Poi ti dico, le fee cambiano molto rapidamente attualmente. Se andiamo su Etgas Station a vedere un po' com'è la situazione, 150 guei è tanto, nel senso sono molto molto costose.
A volte sono scese sotto i 100, quindi è tornato accessibile, no, perché di fatto anche con 100 guei una transazione, ad esempio, da liquidity provider ti arriva a costare $50-60, quindi è un po' rognoso, no? Quindi non lo so, dico la verità. Poi soprattutto c'è anche un altro fattore: tu sai le fee adesso, ma non sai poi le fee future. Tu sì, ti puoi immaginare che caleranno con i nuovi aggiornamenti e quant'altro, però tu pensa ad esempio a chi ha depositato del capitale su una piattaforma DeFi a marzo scorso, dell'anno scorso, prima della DeFi Summer, poi si è trovato ad agosto-settembre che magari lo voleva prelevare, c'erano delle fee astronomiche e allora fa no, non mi conviene più, e si è dovuto tenere il capitale lì. Ecco, anche questo è un rischio di Ethereum, che ti trovi delle fee ancora più alte e ti trovi forzato a vincolare il capitale, a tener vincolato lì il capitale, pena delle fee astronomiche. Quindi questo è il suo problema attuale. BSC io personalmente la uso, nonostante mi rendo conto che è più centralizzata e quant'altro, e mi limito soltanto alle applicazioni, quelle che cubano più volumi, più liquidità. Evito quelle da degen, come si suol dire, perché gli APY alti si fanno gola, ma non è il mio modo di approcciare. Io preferisco gli APY più sostenibili, che non si basano su coin volatili. Io addirittura sono quello noioso dei pool stable, per farvi capire, ecco, quello sono io. E pertanto PancakeSwap è ottimo. Sul discorso di autofarma ha rischi maggiori, questo è il problema, quindi attenzione a utilizzarlo, perché di fatto è composto da PancakeSwap più i suoi smart contract, come dicevamo poco fa. Ciao Luca, secondo te entrare adesso su Bitcoin è una mossa giusta? Secondo me bisogna togliere il focus dal quando, ma bisogna spostarlo sul come, nel senso, se tu aspetti un certo prezzo, da dire io acquisto quando scende, quando è a X, quando è a questo prezzo, scordatelo, perché poi cambi idea, ti dici no però adesso, ma forse, poi in base a come ti svegli dici no... Non farlo, nel senso, tu ti esponi poi a un problema di emotività che ti condiziona poi tutto l'investimento. Il mio suggerimento è di concentrarsi sulla strategia, nel senso dire, bene, voglio investire in Bitcoin sul lungo periodo, presumo, ok? Come posso fare? Allora, piano d'accumulo, cosa più semplice in assoluto, farsi il proprio prospettino ogni tot, per quanto tempo, eccetera, eccetera. Piano d'accumulo con variante A, B, C, D. Ecco, una strategia che sia orientata al lungo termine. L'importante è quello, quindi non quando, non a che prezzo, ma in che modo. Per obiettivo mediare il prezzo di carico il più a ribasso possibile nel tempo. Obiettivo 2, togliere completamente la parte emotiva, quindi non dover star lì a dire cacchio, oggi è salito di X, è sceso di X, allora compro, allora vendo, allora qua, allora là. No, assolutamente nulla di tutto questo, altrimenti è un casino. Se vuoi vendo NFT su Bakery Swap, occhio che c'è uno che si compra tutto. Ecco, a proposito di NFT, come fare a cambiare i miei Celsius sulla piattaforma? Allora, se non erro, su Uniswap sono scambiabili, però ti costa un pochino. Andiamo a vedere su CoinMarketCap il nostro CEL dove è scambiato. CEL, tac. Allora, market, vediamo un po', Uniswap, FTX, davvero? L'ha introdotto? Benissimo allora, risposta facilissima in questo caso, non lo sapevo nemmeno io, tra l'altro. Andiamo a vedere, c'è davvero, c'è l'UST, sì, bene, facile allora, tu te lo sposti su FTX, lo cambi e prelevi, tra l'altro su FTX è spot, vero, è il mercato spot, sì, mi pare di sì, fammi verificare ancora nel dubbio, ma mi pare proprio di sì, no, futures no, spot, assolutamente sì. Te lo puoi cambiare in USD, in quello che vuoi, e poi prelevi su FTX, i prelievi sono pure gratuiti, quindi meglio di così non si può, le fee sono basse e quindi tutto molto bello. Bene, guarda, una scoperta interessante, pensavo ci fosse da passare per forza da Uniswap.
Ciao Luca, cosa ne pensi dell'andamento della Binance Chain in lungo periodo? Della BSC, intendi? Guarda, io l'ho detto parzialmente all'inizio, io credo che adesso siamo in una fase di FOMO e per quanto io sia un investitore in BNB e sia un utilizzatore della BSC, io credo che al momento sia un po' in FOMO. Poi dico, sicuramente con le persone che ci sono dietro e col fatto che c'è dietro Binance sarà sempre utilizzata, cioè c'è poco da fare. BNB è un investimento che ha senso fare, a mio parere, sempre con i metodi comunque di medio-lungo termine, eccetera, eccetera, però sicuramente, vista l'importanza ormai di Binance, è comunque un, non dico un must, però è comunque una coin che è quasi d'obbligo seguire, no? È un punto di riferimento. Binance nel mondo cripto è ovunque, ha tutto, quindi è pazzesco. Ciao Luke, il trading su Bonfida e simili, come lo vedi? C'è un qualche vantaggio o ragione particolare per preferirlo rispetto ai noti Binance & Co? A proposito, quando il tutorial su Kraken? Guarda, sono ancora in attesa della verifica dei documenti. Se non ci credete, poi ve lo faccio vedere, è pazzesco, ci vogliono secoli, ci stanno mettendo secoli. E Bonfida, se non erro, è una UI, quindi un'interfaccia grafica di Serum. Serum è un DEX, un exchange decentralizzato, che se non erro gira su Solana a sua volta. Un casino incredibile. Io non l'ho mai utilizzato, però la trinità, no? Serum, Solana, FTT, quelle lì, le coin dove c'è dentro Sam, per capirci, io le seguo tanto e spesso. Soprattutto FTT, che ci ho investito, lo sapete. E quindi, che dire, è interessante di sicuro. L'utilizzo pratico dell'exchange, ripeto, non l'ho mai fatto in maniera concreta. Vorrei il tuo parere su DOT, vale la pena investire sul progetto? Guarda, ho fatto un paio di video su DOT e la mia risposta semplice è sì, cioè è interessante, è sicuramente una chain che ha tutte le carte in regola per crescere e per fare successo. La domanda da farsi è sempre quella, ovvero è sovrapprezzato adesso? È in hype? Oppure il prezzo potrebbe crescere ancora nel tempo? È una domanda che non è scontata, non è banale, perché di fatto noi sì, possiamo immaginarci che da qui a un anno ci saranno tante parachain, tanti progetti su DOT e l'ecosistema sarà cresciuto, ma questo non vuol dire che anche il prezzo sarà cresciuto, perché magari adesso è pompato, hypato dal fatto che Ethereum ha le fee alte, che si cercano alternative e tutto quanto, e quindi capite bene che è un prezzo potenzialmente artificiale. La soluzione anche lì è sempre non correre dietro al prezzo, ma agire sul lungo periodo e catturare il valore. Qual è la cosa importante? Sulla domanda se è un progetto interessante e potrebbe valer la pena investirci, la mia risposta è sì, però ovviamente bisogna approfondire soprattutto il metodo di come farlo. Ma esistono stablecoin legate all'euro da poter mettere in rendita? La probabile svalutazione del dollaro mi preoccupa un bel po'. E guardo, ultimamente capita spesso questa domanda, ma la risposta è sì, perché c'è EURS, mi pare, quella con l'S finale, che è Stasis Euro, e poi c'è S-EUR, che è quella di Synthetix, per l'appunto. Quella di Synthetix ed EURS, cioè SEUR e EURS, si possono mettere in rendita su Curve, che però è su Ethereum, purtroppo. Adesso sta switchando anche su Phantom Curve. Dunque qua volevo caricare le APY, però adesso sono su BSC, aspetta che mi sposto su Ethereum con MetaMask, altrimenti secondo me non me lo carica. Volevo farti vedere quanto rende su Curve, giusto così per darci un'idea. Allora, dov'è il pool? C'era il pool con il 3 pool più euro in sostanza. Dov'è? Non lo vedo più, era quello di, eccolo qua, EURS, 24,4 fino a 61 col boost, quindi un 25% annualizzato. EURS e SEUR ci sono dentro e c'è anche abbastanza liquidità, poi Curve è una delle più sicure, però è su Ethereum e quindi ha un po' quel problema lì. Se no, io so che c'è YouHodler, che me l'ha detto qualcuno di voi, che di fatto permette di andare a mettere a rendita anche euro, però io l'avevo provato e non mi piaceva granché lì per lì. Magari nel frattempo qualcosa è cambiato. EURS, esatto, qua c'è EURS al 12%, quindi potrebbe essere un'altra opzione, però va approfondita anche questa.
E di altre, dunque, c'è Nexo ancora, che permette di andare a depositare euro, e poi di altre non saprei, lì per lì, su due piedi. Mi vengono in mente queste. Ciao Luke, cosa ne pensi di Swipe? Grazie, ma non mi piace granché. Quelle coin legate un po' alla carta, alle carte, non lo so, solo alle carte, perché c'è tipo Crow, c'ha molto di più, ma Swipe, che era legato un po' solo alla carta, era un po' morta lì, infatti il grafico è abbastanza bruttino. Quello dei tweet NFT è una cavolata, sì, sono abbastanza d'accordo anch'io. Secondo te Bitcoin, guardando l'indicatore Bitcoin logarithmic growth curve, potrebbe ripetere un andamento come quello del 2013? Guarda, io ti rispondo cambiando la domanda, non me ne volere, ma l'analisi guardando il passato, guardando gli indicatori così, non predice nulla. Quindi la mia risposta è non farti ingannare da queste cose, cioè il futuro non è predicibile da nulla, neanche se sta succedendo una cosa simile, uguale, no, il futuro non si predice. Potresti guardare il grafico Swissborg Bitcoin, CH, com'è che si chiama? CHSB. Allora, CHSB, eccolo qua. Dunque, già il fatto che è solo su exchange minori non mi gusta granché, però è in hype, mi sembra abbastanza in hype. Allora, ammazza, oh, che succede? Tra l'altro l'avevamo già guardato e non mi ricordo quando, però di fatto ha seguito un po' i livelli che ci eravamo tracciati. Noi avevamo tracciato questo top, è stato retestato, poi è ripartito a rialzo e mi sa che è arrivato il momento di approfondirlo, non lo so, non gli ho mai dato un 1 a questo Swissborg, non so neanche cos'è se me lo chiedete, però visto l'andamento del grafico, insomma, non sembra proprio malaccio. Non so come mai non è ancora su Binance, ad esempio, chi lo sa. E che dire, è in price discovery, quindi non è certo il momento di andare a fiondarsi dentro speculativamente, però si potrebbe andare a osservare come esempio questo 2280, questo supporto che è la chiusura delle vecchie candele settimanali, a patto che chiudiamo il settimanale qua sopra, e allora sul daily andiamo a cercare una sorta di retest, scusate lo rimetto, una sorta di retest proprio su quell'area lì, con stop loss a fine, quindi sempre impostato su daily. Però, ripeto, siamo ai massimi storici, quindi attenzione, torno da voi. Buonasera Luca, cosa ne pensi dell'utilizzo di servizi di VPN per connettersi online e poter seguire in tutta sicurezza operazioni cripto? Tu la usi o la useresti? Conviene? Consiglieresti un servizio in particolare? Grazie. Ma guarda, io la VPN la userei a prescindere, nel senso, secondo me, navigando sul web la VPN è è una buona abitudine da avere per oscurare l'IP, per motivi di privacy, eccetera, eccetera. E sul quale io ti dico, io mi trovo molto bene con ExpressVPN, poi non voglio shillarla, però io mi ci trovo bene e utilizzo questo servizio. Ce ne sono tanti ormai, credo che siano tutti equivalenti. Ciao Luca, complimenti ancora per i tuoi video davvero interessanti e utili, grazie. Puoi dare un'occhiata a Engine Coin, come la vedi? Grazie. Allora, la vedo bene innanzitutto dal punto di vista fondamentale, perché di fatto sta facendo numeri pazzeschi, sta facendo partnership importanti, è entrata a gamba tesa nel mondo, in Giappone, nel mondo dei videogiochi, e quindi sicuramente il settore del gaming, caspita, va tenuto sotto stretta sorveglianza, è un settore che secondo me ha un potenziale incredibile. E Engine Coin di fatto è una delle vincitrici in questo settore. Al momento abbiamo un andamento curioso, perché ha avuto questo grossissimo range durato pressoché dall'inizio ad adesso. Adesso ha fatto un bel breakout, quindi è molto interessante seguire l'andamento, perché abbiamo una possibile entry area che si va a posizionare in primis qua sui 2006 e in seconda battuta su quest'area 1880-2240, che è l'area appunto contenuta dai precedenti top in ordine proprio cronologico su time frame giornaliero e settimanale.
questo è il settimanale. Quindi, ripeto, entry area gigante su questa zona qua, che è la metà superiore del range, di fatto stop loss eventualmente qua sotto per una posizione di ampio respiro. Posizione più speculativa, ovviamente non c'è da andare un po' sul giornaliero a vedere che succede, ci sta di più andare a pescare i 2006 e dintorni, quindi questa zona qua, e addirittura se adesso andiamo a chiudere molto in alto si può prendere i 3050, che è il picco della shadow qua sopra. Ecco, quindi questi sono i livelli da tenere potenzialmente sotto controllo, a seconda del livello di speculatività che si vuole ottenere sulla posizione in questione. Poi torniamo. Dovresti approfondire Bancor, l'aver eliminato il rischio di PL di... Cos'è la PL? Impermanent loss, forse? È un passo avanti gigantesco. E lo approfondirò allora, Bancor, dici, che tra l'altro è da secoli che c'è. Io ho imparato bene quali sono i rischi della DeFi, mi hanno rubato tutti gli Ether, ho dovuto iniziare un piano d'accumulo di 3 anni per recuperare la perdita. C'è poco da fare, la DeFi ha dei rischi, non si possono ignorare, perché assolutamente sono, cioè, esistono, non si può pensare che sia sicura e basta. Dunque, dove siamo finiti? Mi è saltato ancora tutto. Conosci CoinLoan? È simile a Nexo, ma dà il 10% di interesse su Fiat senza vincoli. Cosa hai deciso di fare con Nexo? E io sono rimasto alla fine su Nexo. T'ho fatto, cioè vado di 3 mesi in 3 mesi e con l'euro e basta. Non ribilancio quella parte lì, la gestisco in altro modo. Però sono rimasto lì. Un'altra domanda su Celsius. Prendendo le reward in Celsius, come fare a venderli per Bitcoin o USDT? FTX, ecco qua abbiamo già la risposta. Riguardo a CoinLoan, non lo conosco, ma me l'ero segnato da guardare, quindi assolutamente lo guarderò. Cosa ne pensi della discesa della dominance? Questa è una domanda che vedo comparire un po' di volte, quindi ti rispondo. Allora, la discesa della dominance in realtà non è ancora in discesa, perché è ancora in questa fase ranging, no? Dalla quale, se dovesse davvero scendere, vediamo il settimanale che dice. Il settimanale, vabbè, qua ci sono delle shadow, arriva fin qua, fino al 60%. Ecco, se dovessimo andare a perdere il 60% e continuare a ribasso, caspita, ci sarebbe magari una gran bella alt season da galoppare. E quindi bisogna stare attenti a questi livelli della dominance, nel senso, se adesso che siamo nella zona bassa comunque del range, vedete il range più o meno è questo, se vediamo che ricomincia a salire, ricomincia a attaccare il range high, allora attenzione, cioè a non esporsi troppo in altcoin, vale la regola che avevamo visto prima in passato sulle fasi laterali, no? Fasi laterali non c'è particolare ragione per fiondarsi in altcoin, a meno che non si vede su un altcoin specifica un bel setup, allora lo si segue ma senza fretta, senza volerci si fiondare. Al contrario, se andiamo a rompere a ribasso il 60%, quest'area qua, e caspita, qua ritorna molto molto interessante. Cioè, di fatto il trend è sempre ribassista, della dominance. Guardate le medie mobili, la dominance è inferiore a tutto, quindi di fatto al momento abbiamo una situazione di potenziale esposizione in altcoin quasi massima con la regola delle medie mobili, però abbiamo la storia della lateralità che avevamo visto appunto nei giorni precedenti, e quindi c'è da avere un occhio di riguardo proprio per questa ragione. Personalmente io sto ancora seguendo le altcoin e cerco le posizioni, però senza voler a tutti i costi espormi, perché non siamo in alt season fiammante, è una fase statica da cui poi si deciderà appunto la prossima, e sarà interessante proprio quello. Allora ragazzi, io adesso vado a vedere i grafici, poi ritorno da voi per le ultime domande. Partendo da Bitcoin, allora, il nostro Bitcoin, come vi dicevo, fa un po' di scherzetti, nel senso, guardate, allora, eravamo rimasti qua, vi ricordate? Aveva fatto un bel falso breakout, ok, in piena regola, pam e pam riassorbimento, poi follow up di offerta, vi ricordate che il live scorso avevo detto questo non ci voleva, e poi durante il live che aveva ricominciato a salire, ad assorbire e a chiudere poi con alla fine della giornata, chiuso addirittura con una shadow più lunga del body, avevo detto ma non è che ci fai la sorpresa di nuovo, e effettivamente ce l'ha fatta, perché guardate, ha fatto una candela questa
che ha predominanza di domanda, poi un'altra candela a predominanza di domanda, perché ricordatevi sempre anche il rapporto shadow body: più la shadow è preponderante sul body e più la direzionalità che imprime la shadow è preponderante sulla direzionalità del body. Quindi se ad esempio anche questa candela adesso, ok che era verde, ma anche se fosse stata rossa avesse chiuso qua, shadow lunghissima, quindi vuol dire che ha dampato e poi la domanda ha assorbito, quindi predominanza di domanda. Dopodiché c'è stato un altro fatto decisamente esplicativo, cioè la candela di ieri, che ha bucato di nuovo il cluster 49-49-5, questa zona qua. È andata dritta dritta a zuccare qua sopra, ok, quindi in zona 51.005, e si è arrestato un attimino lì. Si sta formando, cioè non è una novità, si sta consolidando un livello che attualmente è il nostro livello chiave come nemico, 52K. 52K è il livello nato da questo cluster, vedete, tac, poi usato una volta, due volte, tre volte, quattro volte e mezzo, anzi cinque, questa vale mezzo anche lei, e sostanzialmente è il nostro nemico principale. Se buchiamo i 52K e facciamo una roba del genere, è presto per cantare vittoria, urlare i nuovi massimi, perché di fatto poi c'è l'AI da recuperare, che è ancora lontano. Però c'è un però. Adesso siamo in ritracciamento, vedete la struttura che è stata violata, il discorso che avevamo fatto sul cluster. Abbiamo il supporto, è stato testato e rotto a ribasso, e poi ci siamo rimasti sotto. Poche storie, nel senso, se lo guardiamo dall'alto siamo sempre qua sotto, ok? Questo costrutto è sottostante a questa resistenza. Quindi di fatto la struttura di breve è ancora ribassista. È un ritracciamento. Questo potrebbe essere una sorta di cuneo che precede un'altra leg down, e quindi assolutamente non bisogna iniziare già a cercare il long, a mio parere. Il long si può cercare nel caso in cui superiamo i 52K, perché va a recuperare la struttura iniziale, il primo livello di supporto perso, sì, e in seconda battuta trasforma quindi questo ritracciamento in una sorta di lateralità, in una sorta di equilibrio. Perché lo chiamo in questo modo? Perché, ripeto, non è ancora da urlare al bullish, perché c'è da recuperare il massimo locale e ci sarà tempo di farlo. Lateralità, perché di fatto noi andiamo a recuperare qui, però andiamo a cercare quindi un nuovo high. Il nuovo high io mi aspetto che sarà lower, non mi aspetto subito un higher high, altrimenti sì, torniamo bullish. Ma anche se facciamo un equal high, potenzialmente torniamo bullish. E lì diventa veramente interessante la caccia al long, perché se andiamo a fare un costrutto qua di equal high e poi teniamo questo come supporto, è una posizione pazzesca da seguire, un'opportunità pazzesca, però è ancora presto per andarsela a immaginare. Se anche comunque andiamo a fare un lower high tipo questo, noi stiamo triangolando, stiamo lateralizzando a triangolo, e quindi ha senso cercare il long anche se poi riperdiamo questo livello, proprio perché noi lo scenario di ritracciamento si sta trasformando di più in uno scenario accumulativo. Un bel triangolone gigante come una cosa del genere sarebbe un bello scenario accumulativo, e quindi caspita, diventa curioso andare a cercare magari anche la posizione long in anticipo sotto ipotesi di accumulazione, quindi andare a cercare i prossimi test sulla parte bassa del triangolo, scenari di questo tipo, ecco. Poi per capirlo ovviamente non abbiamo ancora sufficienti dati, quindi immaginare troppo è nocivo. Al momento la prima cosa che deve accadere per perseguire questo scenario è il reclaim dei 52K, perché se adesso non lo facciamo, dopo tutti questi test e mica test, torniamo bearish, non è bello, perché ve l'ho detto, si va a seguire più che altro uno scenario di rising wedge, non so come si chiama sui libri di testo, però di fatto questo cuneo che
Solitamente è un consolidamento a scarsa domanda, come potete vedere, se poi esplode verso il basso, in una fase a direzionalità macro ribassista, come è impressa da questa struttura che tiene quella resistenza sopra la testa e fa fatica a farla cedere. Quindi, scenario bullish, reclaim, andare a cercare il long sull'accumulazione anche se fa lower high, se fa equal high, bomba atomica, se fa higher high, vabbè, non so più cosa dire, cosa pensare. Credo che sia lo scenario a minor probabilità. Se fa un higher high, io probabilmente vado poi a cercare appunto il long sulla fase di consolidamento che seguirà. Mi auguro che ci sarà. Se facciamo lower high, ve l'ho detto. Se invece al momento tiene questo livello e andiamo a riperdere la zona, soprattutto 48k, vedete qua sotto, e pool di domanda che sostiene il livello in essere, allora io ricerco la copertura short. Vedete, se torniamo qua giù, ricerca copertura short di nuovo. Io l'avevo aperta proprio qua sul retest, l'ho chiusa da queste parti, quindi pressoché nullo il risultato, un minimissimo profitto, ma non lo considero neanche. Al momento sono scoperto e quindi, come al solito, se c'è segno di indebolimento del mercato, la mia assoluta priorità è coprirmi, perché sono al 100% spot long e non voglio vedere il mio portafoglio fare delle danze a doppia cifra a ribasso da un giorno all'altro, ok? Bene, adesso che abbiamo visto BTC, andiamo a vedere Ethereum, perché è molto interessante, guardate che roba. Allora, Ethereum è da long, nel senso è stato da long. Vi ricordate gli ultimi live cosa avevamo detto? 0.0335, ho fatto una testa così ormai con questa cosa. E di fatto c'è stato l'apparente reclaim, no, di questo livello. Guardate, abbiamo chiuso la prima candela giornaliera a 0.0338, appresso proprio al 335, quindi ci siamo incollati. E questo lascia un po' il tempo che trova, perché a volte qualcuno lo vede come un falso break, qualcuno come un movimento non definitivo, e quindi è difficile prendere posizione così, ok? Richiede una certa dose di coraggio, di fegato. Poi candela successiva, dump, e assorbimento da parte della domanda con chiusura sopra, bellissimo. Candela di oggi, di nuovo, follow up di domanda con test di questo livello. Quindi le possibilità di entrare ci sono state. Io un piccolo entry, vi dico la verità, l'ho fatto, anche se sto aspettando per fare l'entry grosso. Il piccolo entry è un giochino, non l'ho neanche condiviso. È un po' la mia componente FOMO che ha parlato. Per l'entry invece più importante, io volevo aspettare un po' più di conferme, nel senso che qua siamo ancora troppo addosso a questo livello di supporto per i miei gusti. Vorrei vedere un po' di chiusure più lontane qua sopra, oppure comunque qualche giorno in più di permanenza, e poi andare a cercare quindi il prossimo retest, la prossima occasione di ingresso, che potrebbe essere sul 335 oppure addirittura su questo clusterino qua, vedete, in caso di flash dump, di movimento appunto repentino. E si può andare a, vedete, c'è anche una zona, un livello qui sul breve, quindi si può andare a creare, stavo dicendo, una entry area che parte da qua e finisce qua, ok? Questa al momento è una entry area che fa abbastanza gola, parte dallo 0.0337 circa, che è il livello alto di questo pool era un cluster, sì, di questo cluster storico, ok, che ormai ci funge da livello chiave da praticamente sempre. E la parte bassa invece è il low di quest'altro clusterino in zona 0.0322323, insomma giù di lì, ecco. Questa è una posizione che, con un bello stop loss sotto i minimi, è uno spettacolo. Rischio rendimento favorevole, direzionalità favorevole, fondamentali abbastanza favorevoli, direi, e quindi è una posizione che mi fa abbastanza gola, ecco. Quindi sto seguendo esattamente questo scenario e vi condividerò ovviamente tutti gli eventuali aggiornamenti e cose. Poi basta, nel senso, eccolo, ma cosa vi avevo detto io? Io non ci posso credere, non lo so, io non lo so se avete seguito la mia posizione su One Inch.
Guarda, incredibile, non ho parole. Avevo lo stop loss, ero entrato su questo breakout. Qua lo dico giusto per farmi trollare un po' anche da voi. Prendetemi in giro che me lo merito. Ero entrato sul breakout qua. Ok, sul retest, poi mi sono preso il falso breakout, avevo messo lo stop loss a 7.008 tipo su chiusura giornaliera, c'è stata e poi è iniziato a pompare. Grande one inch, benissimo, grande, grande io soprattutto, ho fatto il trade del secolo, ma ogni tanto un po' di autoironia ci vuole, perché altrimenti qua uno non sopravvive più se si sta a far il sangue amaro per queste cose. Ridiamoci su. Amici, torno da voi. Vediamo, ultime domande e poi ci salutiamo, vediamo un po' cosa avete da dire. Te l'avevo detto su Telegram di One Inch, io l'ho tenuta, sì, ero, mi ricordo, io avevo la posizione così. Ciao Luca, per investire sull'oro usi Pax Gold? Avrebbe senso creare un pack per diversificare il portafoglio? Io uso Pax Gold, sì, per andare a investire sull'oro. E di fatto l'investimento sull'oro è una cosa personale, nel senso io ad esempio ho una componente oro per un po' combattere l'inflazione della parte liquida e un po' comunque per essere esposto a commodity, che è una cosa che ci sta sempre, secondo me, dal mio punto di vista, del portafoglio. Non ho una componente grandissima allocata sull'oro, però la tengo sempre. Poi io vado a fare sempre i ribilanciamenti, il mio metodo è quello lì, perché ho raggiunto il mio target. Se uno non ha raggiunto il suo target, ci sta a fare il pack. Con l'oro si può anche andare in maniera un po' più, come dire, senza fare il pack di 6 secoli, perché comunque l'oro non è speculativo come Bitcoin, ecco, è più lento di per sé. Buonasera, un tuo parere su Sand, TVK e Rari? Penso che il mercato NFT avrà molta visibilità quest'anno. Avrei un 300-400 dollari da investire con ottica lungo-medio termine. Secondo te, visto il piccolo capitale, è meglio concentrarsi su una sola coin o la differenziazione è sensata nonostante la stessa sottocategoria? Allora, guarda, Sand a me piace perché comunque, oltre al discorso NFT c'è il discorso gaming che lo rende un bel connubio. TVK, ti dico la sincera verità, non lo conosco. Rarible invece ho visto che è stato un po' in bolla, ha fatto un andamento, dunque adesso non so neanche più se c'è, è un andamento un po' da FOMO, quindi io starei un po' attento sinceramente, adesso è ai massimi ed è veramente in preda alla FOMO. Io tra le tre che hai menzionato, quella che tendo a preferire di più è Sand, ma per il medio-lungo termine proprio, mentre Rari lo vedo di più in bolla, detto in maniera del tutto sincera. Poi ripeto, non so prevedere il futuro e alla fine ognuno si deve fare la propria opinione, nel senso io non sono un grande conoscitore di queste piattaforme, io lo guardo un po' dall'esterno. E sul mercato NFT sì, avrà molta visibilità, ma anche in questo caso attenzione all'effetto bolla, perché di fatto al momento è tutto esagerato, secondo me, quello che si dice sugli NFT. Sulla differenziazione o no, io ti dico, la differenziazione di per sé ha senso anche con un piccolo capitale, basta che non sia su 400 coin, però se mi dici 1, 2, 3, io credo che abbia assolutamente senso. Conosci Empire Trading Quantic RS? Secondo te è scam? Così su due piedi ti dico di sì, però no, non la conosco in verità. Attenzione, eh. Pensi che tutti i rug pull che stanno uscendo in questo periodo possono essere paragonati alla bolla ICO 2018? Di fatto molti sì, nel senso la DeFi, tutte le piattaforme che scammano DeFi, come quelle con gli APY galattici, quadrilionari, sono un po' la nuova ondata, no? Alla fine, quando ci sono queste waves di coin che pompano, di guadagni alti, rapidi, è ovvio che alla fine non durano e finisce male o quasi, quindi sì, io ti direi di sì, sotto questo punto di vista. Qui tutti chiedono un'analisi di TVK, ragazzi, beh, devo studiare, mi sa, mi state dicendo che devo studiare. Dunque, conosci la moneta BDO? È una stablecoin? Dovrebbe essere abbastanza sicuro un pool BDO BUSD? Oddio, che è sto BDO? BDO qua non esiste, non lo so, sai, oddio, fammi vedere un po'. BDO, BDO.
B-Dollar, ne ho già sentito parlare, sono quelle del signoraggio, non lo so, non mi ci sono ancora addentrato. Mi sembrano cose esageratamente speculative, fin troppo anche per me. Ciao Luca, perché secondo te Alfa è rimasto un po' fermo? Ricordo che avevi detto che il trend era bullshit, bullish un paio di giorni fa, grazie mille. Allora, andiamolo a vedere Alfa. C'è da vedere un po' che cosa va a combinare, nel senso, noi avevamo visto la possibilità, secondo me, su questo possibile breakout, no? Adesso sta stornando e c'è da vedere se di fatto questo retest sarà, cioè seguirà l'ipotesi che avevamo detto. Teoricamente questo è un possibile entry, però ovviamente ci vuole anche qua un po' di fegato, perché ha fatto, cioè sta retestando l'area che avevamo identificato. È un possibile setup entry con stop loss qua sotto e alla peggio appunto si sbaglia e lui va a fare una continuazione ribassista. C'è da stare attenti perché effettivamente sta ritracciando in maniera abbastanza importante. Questo però è il suo primo supporto degno di nota, quindi la reazione che avrà qua sarà assolutamente significativa poi per l'andamento futuro. E ripeto, riguardo a trovare un setup in questa zona, questo è di fatto un setup perché sta retestando l'area di rilevanza che avevamo individuato. Questo è bene, un'ora e 05 direi che è sufficiente. Mi spieghi per favore a cosa servono le IFO di PancakeSwap? Ho fatto il video proprio poco fa sulla BSC, parlo anche bene delle IFO, ti consiglio di darci un occhio. Bene amici, detto questo vi saluto perché abbiamo sforato il tempo limite e non voglio tediarvi troppo. Io vi do appuntamento alla live di mercoledì dove parleremo un po' di NFT, quindi siateci, ne vale la pena, visto che io appunto non sono riuscito ad approfondire abbastanza. Interpello una persona che so che ne sa e quindi è un piacere invitarlo, lo vedrete, lo ritroverete. L'avevo già invitato un po' di tempo fa, ha lavorato con The Sandbox, ha dei suoi progetti, è un tipo molto sul pezzo sul mondo NFT, quindi sul pezzo anche voi mercoledì ore 19, sempre qua su Twitch, sempre poi con la differita su YouTube, e vi voglio sempre carichi e gasati più che mai. Nel frattempo vediamo un po' il mercato come si delinea. Vi faccio un carissimo saluto, mi raccomando non andate a comprare i tweet, non andate a fare quelle assurdità riguardo agli NFT, perché sì, è un mondo interessante, ma occhio alla FOMO. Ci vediamo mercoledì, buona serata a tutti e alla prossima!